Con il giovedì grasso, anche a Mistretta, sono partiti ufficialmente i festeggiamenti del carnevale, con la sfilata dei bambini in maschera che, dopo essersi riuniti presso la zona Fontana Pia, si sono recati in corteo presso la palestra comunale per divertirsi, ballare, lanciarsi coriandoli e soprattutto stare insieme, in allegria, nel pieno dello spirito carnevalesco. Un ritorno al sentito carnevale nel centro amastratino, dopo 2 anni di stop causa pandemia. Il nostro carnevale 2023 lo abbiamo definito il carnevale di tutti, lo abbiamo definito così perché abbiamo trovato una disponibilità quasi immediata e da parte di tutte le associazioni che sono veramente loro il fulcro della nostra società, e grazie alla loro organizzazione, grazie al loro impegno, tutto questo è diventato realtà. Siamo ben felici di poter ricominciare la nostra tradizione e far ritornare appunto il carnevale a Mistretta. Carnevale significa bambini, festa, coriandoli e un po' di allegria e serenità che ci vogliono sempre. Anima dell'organizzazione del Carnevale Amastratino 2023, le varie sigle associative che in sinergia con l'amministrazione comunale hanno dato vita a una serie di eventi che si sono aperti proprio con la sfilata dei bambini. Proseguiranno con il clou della sfilata dei gruppi in maschera e delle maschere singole di domenica e martedì, intervallati con la tradizionale cavalcata del carnevale di lunedì. Voglio veramente ringraziare tutte le altre associazioni, che dall'Avis a tutte le associazioni che in questo momento non ricordo perché sono veramente tante, però vogliamo anche ringraziare tutti i consiglieri, non parlo di consiglieri ma parlo di persone che fanno parte del Consiglio Comunale e della Giunta, compreso il Sindaco, perché si sono autotassati per far sì che questo carnevale possa andare a buon fine. Io penso che questo potrebbe essere un punto di inizio. Le associazioni rappresentano Mistretta, perché ci sono moltissime associazioni, quindi se tutti ci mettiamo insieme possiamo veramente pensare a un rilancio di questo paese. Ci è stato dato mandato a noi rappresentanti, io sto qua a rappresentare i sodalizi per organizzare nel miglior modo possibile questo carnevale.